Lorenzo Simeon nel post partita di Savigliano Motta. Coach, commettiamo un'altra sconfitta in questa fase, chiaramente è un periodo difficile per voi sotto tanti punti di vista, soprattutto intanto sulla possibilità di schierare un sestetto in linea con i ruoli anche dei giocatori, diciamo. Che partita è stata e che cosa ti prendi eventualmente di positivo da una partita di questo tipo? La partita è stata quello che ci aspettavamo, c'è una partita molto difficile contro una squadra forte, in salute, che deriva da 5 vittorie nelle ultime 6 e noi in questo momento possiamo purtroppo mettere in campo poco, quindi io quello che salvo è l'atteggiamento dei ragazzi, che li devo ringraziare perché in settimana stanno spingendo ancora di più, hanno fatto quadrato, sono molto uniti, si impegnano, sono seri, devo dire che veramente da questo punto di vista qui è stata una reazione positiva, perché non è facile, in questo momento sembra che non ne vada bene una. Stasera si è fatto male anche Cristian, è chiaro che è difficile, no? Anche restare positivi, perché 2, 3, 4 infortuni non è facile, però in questo momento noi siamo lì con la testa, il campionato non finisce oggi, speriamo di recuperare Galaverna non al 100% ma da poterlo schierare la settimana prossima, poi dobbiamo fare con quello che abbiamo e andare avanti nel miglior modo possibile, anche se in questo momento vedere positivo non è facile, ma è il nostro dovere farlo e quindi troveremo il modo. Senti, diciamo, nel mondo dell'impresa si parla di gestione della crisi, mettiamola così. Tu col tuo staff, con la società, diciamo, in questa fase come pensate di lavorare? Cioè sostanzialmente come si può pianificare un qualcosa in questa fase con una situazione chiaramente delicata anche in termini di uomini e di possibilità di schierare giocatori? Ma non bisogna pianificare niente, bisogna continuare ad andare ad allenarsi e fare il meglio possibile. Noi e la società, la squadra, sappiamo benissimo in che situazione siamo. In questo per fortuna Savigliano è un mondo molto intelligente, cioè è inutile che stiamo qui a raccontarci le favole, cioè la situazione è difficile. Lo sappiamo, non ci piangiamo addosso perché è inutile, il campionato manca ancora 1,5 mesi alla fine, speriamo di recuperare gli infortunati, vediamo se riusciamo a trovare in giro per il mondo un giocatore da poter sostituire Auke, anche se non è assolutamente facile, e se no facciamo con quelli che abbiamo, tanto non è che si può tornare indietro, quindi pianifichiamo la settimana degli allenamenti, è chiaro che poi allenarsi in 9 o 10 non è facile, faremo della tecnica che serve a tutti sempre. Senti, una battuta flash finale, me l'hai fatta venire in mente parlandomi di Auke van de Kamp, non te l'avevo chiesta la settimana scorsa, te la chiedo ora. Diciamo un pensiero su Auke, diciamo, che ha lasciato la squadra per motivi personali e diciamo sul percorso fatto insieme. Il percorso fatto insieme si spiega con lui che ci ha detto piangendo che doveva smettere di giocare. Penso che questo la spieghi tutta. Era un ragazzo d'oro, con noi si era ambientato benissimo. Spiace per lui per la situazione che ha e che deve vivere in questo momento. Io gli posso solo augurare tutto il meglio, cioè di recuperare e di vederlo nei campi da pallavolo a settembre l'anno prossimo, l'unica cosa che posso. Per il resto gli abbiamo voluto bene, lui ci vuole bene, era una persona splendida. Il rammarico è che sia andata così, ma principalmente per come sta lui. Grazie.